Eccoci qua, buona domenica. Buonasera, Riel. Tocca che mi spieghi la citazione. Guarda, la spiego a breve, vediamo se arriva qualcun altro che vuole sapere da dove arriva, da non dovermi ripetere, ma poi te la spiego. Allora. Buona domenica, Vincenzo, carissimo. L'ultima settimana è stato il 15 giugno, immagino, mezzanotte, quindi questa. Quindi abbiamo giocato di sera, quindi sarà questa. Tanto ho consumato tutto lo spazio disponibile Ho un po' di punti da spendere, un po'. Tutti i caratteri disponibili per la lunghezza del nome di una live. Nel frattempo si è consumato un dramma, si è rotta la moca elettrica, devo correre a riparare, avete qualcosa da consigliare? Guarda, io a casa c'ho da una parte una macchinetta espresso, niente di che, e dall'altra una moka normalissima a gas, quindi c'è a gas, quella che metti sul fornello, insomma. Quindi non saprei, moche elettriche non ne ho mai usate. Spendiamo un po' di punti allora, porca miseria. Ma non l'avevo già fatto sta cosa, davvero ho fatto 170 punti così dall'ultima volta? Beh, non è che c'è un salvataggio più avanti? 2.31 autosave. 2.51, no, è questo. Sono indeciso se sono abbastanza vecchio da passare all'americano. Non te che non l'ho mai provato l'americano, a parte qualche volta in America. Non ho mai provato a farlo qua, non ho mai trovato uno che lo facesse, quindi. Allora, noi stavamo andando a caccia di bande criminali, no? Se non ricordo male, verso est volevo andare, quindi. Mo' lo facciamo, però è un po'. Questa linea qua dove comincia? Qua. Allora, pompiamo c'è la salute, banalmente. Ah, 50 botti, non è che lo posso fare tanto spesso, eh. Due botte di salute e qua che ci abbiamo. Ok. Quantità di roba che non userò mai. Ok. Stavo andando verso est io, non ho capito dove cacchio stanno questi. Buonasera, Just. Dove staranno stanziati? Come si chiama questo in italiano? Non è cartomante? Ah, Dio, non mi viene il termine. Chi se lo ricorda come si chiamano quelli che legano la mano? C'è un termine specifico. Non mi viene. Esatto, questo fa quello. Legge la mano e dice che l'aura delle mie mani. A parte truffatori, ok? C'è un termine specifico che adesso non mi viene come cacchio si dice. Allora, cartomanzia è quella delle carte. La rabdomanzia è quella con le bacchettine e le antenne per trovare l'acqua. Quelli che leggono la mano non è la manomanzia, ma c'è un altro termine che non mi viene. Non siamo interessati, però, esatto. Sono scritto al CICAP, mi spiace, Ciccio. No, chiaroveggente è generico. C'è proprio un termine specifico per chi legge le maniche, adesso non mi viene il termine. Buonasera, CPS. Chiromante? Sì, mi sa di sì. Mi sa che è chiromanzia, sì.
No, spieghiamo la citazione, visto che ha chiesto, che prima Ria l'ha chiesto, se è ancora in ascolto. Il titolo della Lavi è una citazione di una canzone di Tony Tammaro, che si chiama Non chiamarmi Annare, Anarella, anzi, che è la storia drammatica di un uomo la cui compagna è talmente ossessionata con Gigi D'Alessio che continua a ribadirgli in ogni momento di quanto Gigi D'Alessio sia migliore di lui. Un po' come succede al povero Nishikiyama in questo gioco, in cui, che viene continuamente paragonato a Kiryu sfavorevolmente. E la citazione è il momento proprio clou della canzone in cui il tizio non ce la fa più, sbotta, gli dice, gli urla: ma tu che ne sai cosa prova un uomo, tradotto in italiano, che pure se deve piantare un chiodo in un muro, arrivi tu da dietro e gli dici: ma lo sai che Gigi D'Alessio lo pianterebbe meglio il chiodo del muro? Da lì la citazione. E lui gli risponde: ma vai a vivere a casa di Gigi D'Alessio, se dovete appendere i quadri non chiamate a me. Andatevela a cercare, che la canzone è molto carina. Diceva: questo non vuole soldi, vuole soddisfare la tua curiosità bruciante. Mostrami la mano. Questa è la mano. E questo è il culo del panaro. Ok, abbiamo la tendenza a essere testardi, ma abbiamo anche una forte determinazione. Che sia. C'è un segnale di conflitto su queste linee. Non va bene, non va bene. Hai avuto dei problemi di recente. Un paio di problemi, tipo, Sei vago, sei vago. Stai facendo cold reading, ti vedo già che stai facendo cold reading. C'è un libro interessantissimo sulla cold reading, però non credo che sia in italiano, non si trovi in italiano. E non ricordo nemmeno come si chiami in inglese, ora che ci penso, poi magari lo cerco. Ma che spiega benissimo tutti i mezzucci più o meno psicologici che utilizzano questi qua per far credere alle. Tipo quelli che vanno nelle trasmissioni e dicono che hanno visto che quei morti degli ospiti, no? C'è tua moglie qua, dice ti vuole tanto bene, quelle robe lì, no? Tutti i mezzi che usano, ed è scritto da uno che faceva quello, poi si è pentito e ha deciso di spiegare come funziona la cosa. Che l'ho letto qualche anno fa, ma è veramente molto interessante. Spiega un sacco di cose che non ti aspetti nemmeno, anche dei trucchi banalissimi in realtà, che però funzionano. Sono talmente banali che tu non dici, beh, no, non starà facendo una cosa così stupida, Ma io non mi sono mai sposato. È la fase di pescaggio. Qui loro sparano 500 cose. E se pure ne azzeccano un paio, il cervello umano è fatto apposta per ricordarsi più facilmente quelle giuste che quelle che vanno a vuoto, no? E poi da lì in poi loro restringono la cosa e vanno sul generico. C'è tutta una serie di che sono delle tecniche molto basilari in molti casi, però straordinariamente efficaci se uno è predisposto, diciamo, a farsi un po' impapocchiare. Ti sei recentemente incontrato riunito con qualcuno che conosco vicino? Sì. Nishiki è. Non è stato carino, non è stato un bel momento. Ho visto tutto questo dalla mia mano. Voglio dire, alcuni rec eventi recenti come quelli mi vengono in mente. Non è perfetto, ma si è andato vicino. È qua che t'ha fregato. Basandomi su ciò che ho letto sulla tua mano, ho delle notizie che cambieranno il tuo destino. No, Kirio non ci casca. Kirio non è mica un fracicone qua, un carciofone. Ti cambio la vita. Sì, cambiamela sta vita, va. Non è che mi sapessi dire piuttosto dove cazzo stanno questi della gang vestita di bianco, eh? Poi aggiustare sti capelli, non si può guardare. Mi chiamo Nakai della Società dei Santi. E questo è il nostro decano Iwata. Ok. È una persona chiaramente rispettabile e di cui fidarsi. È un onore. C'è un doppio mento tratto da antologia. Iwata qui ha vissuto una vita incredibile. Si è isolato nelle montagne del
come si dice? Due Ioni Baschi, come si chiama? Le montagne, i Monti Baschi, la Baschia, come si dice? Ha meditato con i monaci locali ed è tornato in Giappone per condividere i suoi poteri mistici che ha acquisito lì. È un semidio, guarda, io quando penso a un semidio, lo mi mangio, va. Più semidio di così. No, sono solo un uomo mortale che ha raggiunto un minimo di, come dire, di illuminazione. I monaci mi chiamavano Madari Baketsu, che non so Vedi. cosa è. Che vuol dire pera pacifica, ok. Ma come negli scout, quando facevi i totem e ti devi scegliere il tuo nome totemico, animale più aggettivo. Tu credi nel destino? Destino? Sì. Perché tutti gli eventi sono prefissati e certe cose sono, come dire, devono succedere per forza? No. Ho sempre creduto che puoi forgiarti la tua strada da solo. Forse quando ero giovane ero cascato in quella trappola una o due volte, ma sono diventato più maturo. Perché in verità ogni incontro casuale, ogni filo del destino sulla Terra e nell'universo è controllato da un unico Dio! E sarebbe lui che è il Dio. Shore Pippi 2, è vero. Non sei più convinto, quindi diamo per, fa, in, in, supponiamo per il bene della discussione che sia vero. In quel modo, adesso, se ti dicessi che puoi cambiare il destino di una persona, se ti dicessi che abbiamo il potere di cambiare il futuro, saresti interessato? Esattamente la stessa cosa che ho detto io. Se lo posso cambiare non è scritto nella pietra, però, eh. Ovviamente, nessun uomo vivente può resistere un tale genere di potere. Quindi, tra noi due, tra me e te, se tu avessi il potere che abbiamo noi, potresti tessere i fili del destino a tuo piacimento. Bene. Ho il naso chiusissimo, si sente, quindi scusatemi. La società dei santi custodisce le arti mistiche per vedere il mondo in modo diversa, per vedere la vita stessa attraverso gli occhiali tinti di rose. Quindi indossando un talismano, eccola che è imbevuto con un pezzetto di antico minerale noto come la pietra della vita, lo stesso cosmo ti circonderà di gioia. Atleti, professionisti, famosi politici, persino star del cinema che hanno vinto degli Oscar, devono il loro successo a questo meraviglioso artefatto. La pietra organica? C'è dell'orgone? Sembra incredibile. È stato Iwata da Iwata a scoprirlo. Chi l'avrebbe detto? Ma mi protegge dalle scie chimiche? E dai morgelloni? Affermi che questo potrebbe portare felicità, insomma, una visione ottimistica della vita, ma pensi, mi sembra tutto molto vago. Molto bene allora, se la felicità è la domanda, è la questione, hai sentito la notizia che Momoka, la celebre idol, si è appena sposata con un cittadino normale? Un uomo qualunque? Quali sono le probabilità che una celebrità si innamori di un salaryman qualsiasi, eh? In questa città? Come potrebbe aver manipolato i fili del destino per far realizzare questo sogno? Grazie alla pietra? Dai. Chiaro. È stata la pietra a riunirli. È incredibile. Non è vero? Per il mio prossimo esempio, che ne dici di qualcuno che è più familiare a entrambi? Mi riferisco a me stesso, ovviamente. Ero come dire, un venditore di detersivi sfigato, ma dopo aver ottenuto i poteri della pietra della vita, guardami, ho guadagnato 10 milioni di yen in un mese, però poi non ho mandato la mail a altre 7 persone e quindi ha perso tutti i soldi. Ecco perché un ciottolo della pietra della vita può portare grandi cambiamenti, qualsiasi cosa tu desideri sarà tuo, quindi ti ho convinto? Forse. Allora Kirio, vorremmo offrirti l'opportunità di comprare il talismano. Normalmente costa 500.000 yen, ma ci abbassiamo a 99.000. Non troverai nessun altro investimento così Bene. profittevole. Non puoi mettere un pezzo alla felicità, ma noi l'abbiamo fatto. Il primo passo per, come dire, per avere il massimo del successo della vita è nel tuo portafoglio adesso. Nessun tipo, nessuna quantità, cioè nessuna cifra è troppo alta, non trovi? Ottenere successo nella vita, nell'amore,
la gioia, uno deve prendere, deve fare un salto della fede, chi lo sa. Potrebbe ripagarsi prima che tu te ne accorga. È un grosso sconto quello che ti sto offrendo, è solo a te, perché la tua incredibile aura. Allora, ricorda, questo potrebbe cambiarti la vita, quindi, che ne pensi? Quanti soldi abbiamo? No, la tessera del CIGAP. Centomila sono tanti, non so tutti questi soldi. Vabbè, se lo dice quella faccia che me ne pentirò, però. Non la voglio. Oh, se ti devo menare, sono contento, eh. Mi sei già sul cazzo. Dopo tutto lo sforzo che ti hanno preso per spiegarvi tutto, ci volti le spalle? Siete uno screazzato, signore mio. Beh, Iwata ha ragione. Non tutto ciò che sembra troppo bello per essere vero è così. Lo è. Potresti davvero cambiare la tua vita? Ho detto di no! Un destino terribile potrebbe capitarmi. Ma peggio di come sto. È difficile. Te ne pentirai amaramente. Eccola qua, esatto, vedi? Vorrei che picchiaste questo tizio che sembra uno Yakuza che sta uscendo dal negozio proprio adesso. Finiva ammazzate, lo sapevo che finiva ammazzate. Arubus, si chiama sto posto. Albus. Bei pantaloni, comunque, tizio adesso. T'ho visto che mi guardavi storto, cioè stai cercando di maledirci? Non ignorarci, è il tuo giorno sfortunato perché stai per morire. Con quei capelli pure tu di presente. Ma che sei tutto? E li potevi cercare un po' più forti, gli sgherri, per convincermi Iwata, lì come si chiama lì. Questo postava il convento, proprio. Iwata, adesso. Ah, c'è pure una bella panzella, già. Complimenti, un bel fisico a pera. Ecco perché lo chiamano la pera. Com'è? Una pera? Qualcosa. C'è proprio il fisico a pera. È stata una caia, mi ha pagato per farlo. Aspetta, è lui che paga te? Sì. Dice che aveva trovato una truffa molto profittevole e che non doveva fare altro che fingere di essere il capo di quella società e lui avrebbe fatto il resto. Esatto. Non mi dici dov'è? Ti farò conoscere da vicino i palmi delle mie mani. Prendete questo, le mie scuse. Ah, 5.000 yen. Ah, abbiamo quasi 1 milione di yen. Pensavo avessi molto meno soldi. Lo smile burger di Nakamichi Street. Allora, aspetta, abbiamo un attimo una cosa da risolvere. Nel nome di Piero Angela devo andare a portare la giustizia. E qua c'è un altro punto esclamativo, tra l'altro. Ci vengo dopo. No, smile burger, smile burger. Eccolo qua. Sei in grado di predire perché sono qui? Sì, ti do 20.000 yen. E questa è la pietra della vita. Oh, ma ha dato lo stupido, mi ha dato. Bella la signorina. Faccia vedere quel profumo di sto pazzo. Non lo faccio più, lo giuro. Sì.
Esatto, bravo, non si sfruttano la credulità altrui. Abbiamo guadagnato 35.000 yen, dai. E anche una lifestone. Non ricordo se c'è una traduzione specifica, credo sia un tipo di gemma particolare che si chiami lifestone. E di lezione, la vita avrà sempre alti e bassi. E se non accettiamo i bassi, non apprezzeremo mai gli alti. Cioè, tutte le sa. È un pozzo di saggezza questo. Dove sta sta lifestone? Non era. È uno di questi? Ah, eccola qua. Ah, ciarpame di scarsa qualità, diciamo. Salvia. Punto esclamativo, non capisco. Cosa mi. Ah, Alps. Alpusu, ok. Cosa mi. Mi indichi la signorina? Ah, signorina. Ah, Merrina questa! In abiti borghesi. In borghese. Ah, lui sta facendo l'opposto alle signorine che passano per strada. Ah, per rimorchiare, ok, va bene. Sei rimasto a bocca asciutta, per questo mi hai chiamato, mi hai mandato un messaggio? Tutti sono così impegnati, tutti mi ignorano. Ovviamente è ovvio così. Se vanno al lavoro, sono appena usciti, sono di fretta. Non ho il tempo per prendersi una tazza di tè con una tizia a caso. Però sono riuscito a, insomma, convincere una ragazza proprio adesso, anche se ho anche il suo indirizzo di mail. Potrei andare a un appuntamento, insomma, con lei. Quindi. Ma mi accontento di venire di vedere il tè con te invece. Andiamo, vabbè, andiamo a cambiare il tè. Mi ha appena chiamato una tizia qualsiasi. No, no, non è vero, è vero. Vabbè, offriamo noi il tè. Beh, torno al tab. È pieno di ragazze carine che mi aspetta. Ti piace davvero un sacco il tuo lavoro, eh? Certo che sì. Grazie per essere venuto. Vediamoci un'altra volta, ok? Ci vediamo al club. Ciao. Non siamo ancora amici del cuore. Dicevamo, io stavo cercando poi di capire dove andare Era il quartiere est della città. Avevo deciso che fosse la zona migliore per. Quindi aspetta. Vabbè, mi trovo. Meno due tizi. Questi sono rossi però, non so bianchi. Cazzo di taunt, non serve niente. Però ho una bicicletta qui, no? Cosa mi voleva far prendere? Però volevo partire dal basso, volevo partire dall'ultimo livello qua. Allora. Andiamo verso est. Qua c'è sto poveraccio della cappa del giubbotto qua. Dove cacchio staranno questi? Gli altri stavano al parchetto.
Ah, questo l'abbiamo visto. Ma avevano detto tipo che erano. Gli piace divertirsi a questi qua, quindi. Qualche locale nei paraggi, non so. Che ci abbiamo qua? Champion District? Così? Te ne esci così? Champion District. Ah, ok. Saranno qua, probabilmente. Grazie. Grazie per l'informazione. Sta venendo a piovere, sento quell'odore di. Tipico di pioggia. Non volevo. Se, saranno nel localino qua dentro. Sherlock, dove che si entra? Qua? No, non è qua. Ne sai niente tu? Io sono Sen. Tu cacchio stanno quel Champion District è questo, no? È solo sto pezzo qua, no? Il Champion District. Lì c'è della gente. Fammi controllare. Qua non è Champion District, qua non è Champion District. È esattamente solo sto pezzo. Ah, qua dentro forse. Beh, vediamo se sto qui. Che questo è uno solo. Tu sei uno solo. L'unica, secondo me, è qua. Ho fatto pure un autosave. Ah, vedi? Vedi, c'è anche il. Il guarda. Il buttafuori all'ingresso qua. Poi è l'ultimo salvataggio che ho fatto. Questo. Ma sei sempre più vecchio di me, sembri. Sei sempre più vecchio di me. って言ったら、お前らが怪我をするだけだ。面白え。Mi ho risolto subito. Ah, che bello, che bel posticino che c'hai qua. ぬかこれふざけんな親父やろうなめやがっておいこの親父ぶっ殺しまえ Sarà come al solito, c'è uno fortissimo che è lui e gli altri che sono. E gli altri che rompono le palle nel frattempo. Oh! Fanno malissimo questo. Jump.
Wey, Anto, buon pomeriggio. Chi è rimasto? Che abbiamo? Bicicletta. È morto l'altro, è andato? Non c'ho abbastanza energia. Fallo. Mamma mia. La violenza. La vera violenza. Ovviamente tu mi fa tutto il giro delle bande, quella rossa è l'ultima. Ovviamente. Al teatro. Al cinema. Al debolo. キリュウだ。だだだ。警察におかしな動きがある。本庁の捜査一課にハルカの捜査依頼があったらしい。一課にどういうことだ。詳しいことはわからん。ただハルカは誘拐の被害者ってことになってる。東条街とは別の組織が動き出したんだろう。キリュウ、奴らより先にハルカを抑えるんだ。急げ。わかってる。 Effetto, ovviamente. Allora, Debola, se non ricordo male, era tipo... come si zoom? Tipo qua, no? Ma c'è un segnalino meraviglioso. Ma che carini con gli ombrelli, mo che piove, va, va, va. Va che dettagli, va. Sono sicuro che non succederà nulla di stranissimo lungo il percorso che mi distrarrà dalla missione importante di salvare una bambina. Sono sicuro. Ah, pensavo di aver fatto in tempo. Ma che spreco, c'aveva tipo un pixel di salute qua. No. Ah. L'uppercut di Mortal Kombat, non mi viene.
è il jingle della missione questo, vero? No? Ah, 92 siamo arrivati, facciami. Un po'. Qua che ci abbiamo? Chi è? Debole è quello che si sì, esatto, è quello che c'ha i tornelli all'ingresso. Sempre sopra, come l'altra volta. Ho già menato un sacco di gente qua l'altra volta. Haruka wa dou da? Fa tutta sta cosa qua. Sittete mo omae nanka ni iwane yo. Kuchi no kikata ni kyou o tsukeru. Yaru tte no ka yo kore. Non ce n'è uno che si tiene la cosa. Tutti di back sa o si no o si no. L'ho risolto facile questo. Omae ga leader ka? Chigaimasu. Ma che bell'uomo pure lui. Lo smilzo qui. Come fa a non essersi diffuso mai la voce in città di un tizio vestito di bianco alto 2 metri che me la fece. Effettivamente sì, è abbastanza improbabile come cosa. Ma aspetta, si scendeva dall'altro lato? Qua? Ho capito com'è fatta sta mappa. Ah, è sopra di qua. Poi di qua c'era un... No, non si può entrare più, quindi non era qua. Qua? Qua? Ah, ok, da su. Giusto. Beh, dove è andato Ciccio Formaggio? Ecco. Teme. 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 Haruka o kaise. Samunakya, omaeru. Mina goroshi da. Aniki, omoshiroi ze koitsu. Yareru mon nara yatte morau janai ka yo. Ovviamente. I fratelli Akai, si chiamano Akai, cioè, non mi capire. Per quello sono vestiti di rosso. Ah, infame. Ha preso al volo, ma ha preso. Questo col taser è un problema. Questo è andato. L'amico col taser dove sta? L'amico col taser è andato. Già che ci siamo. La capoeira? La break dance? Cos'è? La break dance da combattimento? Cos'è? Ah,
quello è un problema. C'era il lo stile nel Yakuza 0. Che se no altro che c'ha le combo infinite, che sennò era facile. È uno dei fratelli rossi qua. Tu no? Colpiamo qualcuno magari, che dici? La Yoshida ce la siamo fatti. Ma è andato questo? Cuccia pure tu. Allora, chi è rimasto? Allora, questo qua è l'unico stronzo piccolo. Ok, sono rimasti solo i due fratelli dell'amore qua. No! Ah, pure la mossa in combo fanno. Hai capito? Ma quanta salute c'hanno, però questo è snervante questa cosa. Veramente allucinante la quantità di... Che palle, madonna, non si fanno niente. Immagino che questo sia troppo lento per avere qualche effetto con questo. Poi magari riusciamo a guardare loro, magari. Ah, questo è il fratello grande, questo. Ecco, mo so cazzo che mo si è gasato l'amico. No? Ah, questo lo soffri, questo stile qua. No! Mi piace che ti annulla gli attacchi a terra con quella cosa. Non c'ho abbastanza barra. Aia. Eh no, uno ti stai facendo i cazzi tuoi, tu grosso. Sono partiti in combo. Ma il fatto che si curano quando fai quella cosa lì, se non gli fai la mossa finale, eh? E quella è la roba, altra cosa che è fastidiosissima. Diventa uno stilicidio ogni cazzo di combattimento. Hey.
Dai, arrenditi. Ok, andiamo con te. È veloce tu, no? Perché rischiare inutilmente? Tasto per centrare la visuale su di lui, quale cacchio era? Sto provando tutto, sto premendo, non fa niente. Boh. No, non c'è una, quella è Dark Souls, mi sa. Era uno dei dorsali, mi pare, no? Dei grilletti, forse. Però, nel caso specifico, non funziona. Ah, tre. Andiamo avanti così a lungo, va bene. Un'altra volta. No, proprio adesso dovevi colpirmi. Non diventare l'uomo delle schivate all'ultimo secondo, dai. Fai una cazzata ogni tanto. E dai però!
La quantità di barra che ti tolgono quando ti colpiscono è insopportabile, proprio. Fai tanto per colpirlo 40 volte, poi ti danno un colpo loro e tanti saluti. Dai, su, è una cosa. Oh. Madonna, mi sta rovinando. Ah, Dark Souls dici? Vabbè, sarà arrivata da Norlondo, quindi quello è un posto abbastanza antipatico. Esci la creatura, tu. Pimma. Un cinese adesso. La triade pure ci mancava. Non bastavano tutti i cazzi che c'avevamo. Doppiaggio sempre in punta di fioretto proprio. Attenzione, c'era tutte queste, c'è pure sopracciglia così, occhio spicco, il codino, cioè proprio la ご協力いただいてね。 あなたの死に方が無語ほど 何よりのメッセージになるのです。 では。 L'acupuntura me la ricordavo diversa. Attenzione! Kazama Superstar! Qui. No, se spara le corde così... Vabbè, 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 io mi... Super Kazama! Ashika, nani? Omae no tame nara, ashi no ippon ya nihon. Mica, che Nishiyama no, La gamba me la tenevo per lui, Per te invece, pure tutte e due le gambe. Nagai wa muyou da. Sugu ni anzen na bachi ni tsurete tte yaru kara na. Pure la gamba di Nishikiyama, volendo, cioè, no? Yatsuga. Yatsuga. Haruka. Ho sistemato Franco e Ciccio. Ah, quindi hai fatto già uno Steiner Mo. Allora sei lanciatissimo ormai. Ormai è praticamente tutta discesa. Ma l'analogico sinistro ne ha risentito. In sta serie, quando c'è un casino, ho 100 in cinese e coreane. Beh, sì, è anche abbastanza plausibile. Neanche l'unghia del piede viene Nishiki. No, assolutamente niente. S'attacca Nishiki. Allora, prima di proseguire a fare sta cosa. Signori, è in un momento però. Stavo cercando di capire dove mi trovo. Devo fare la solita sortita alla farmacia, perché sennò che no, io non ricorderò mai dove sta, è questa. O forse no. Kiyo, Haruka ha miscattato ka? Ie, mata da. So ka. Ima, Sai no kara no omae no ajito ni iru nda. Wakatta.
Vengo subito. Che ti pareva? Io salvo, sappiamo come andrà a finire, quindi. Parole grosse. Aiutiamo questi tempistelli. Sakaguchi è andato. Beh. Beh. Poteva andare peggio. Tutto io ho fatto, non vorrei fare cappello. Ringrazio. Gli Yakuza hanno preso, hanno attaccato briga con uno dei nostri ragazzi cercando di togliergli tutti i soldi. Ci stiamo vendicando, ma poi quello stronzo da Yakuza ha chiamato i rinforzi e beh, il resto lo sa. Grazie. Oh, vedi. Non sei mica mio padre! Ok, quindi... Scusi? Mi sta dando punti con la pala proprio. Continuiamo a riempire queste. Facciamo tutto il giro. Sempre maximum health. Perché no? Oh, finalmente il danno. Che ci abbiamo qua? Dove stavo andando? La farmacia. Altra chiavetta qua. Okay. Dall'altra parte. È un po' che non si vede. Ah, vero, perché noi abbiamo quella cosa di in sospeso di Majima che si è nascosto in qualcosa di grosso e appariscente, dicevano i suoi uomini. Ma io non ricordo assolutamente di aver trovato dove sta. Nascosto chiaramente, sicuramente qualcosa che si vede subito. Però giuro che non ho capito dove. Mo va a capire dove sta. Me lo devo andare a cercare. Mi sono pure passato accanto. Ma adesso dici? Oh, tempo fa. Yo,
Bella macchina. Ma è uscito qualcosa? Non l'avevo vista questa. Vabbè, non si importuno le signorine. No, andiamo. Ah no, qua è finita la strada. Che non... Continuiamo a giocare, guardiamoci intorno. No, non rompete le palle per voi, no? C'ho voglia. Cansato proprio per me. Che sta succedendo qua dentro? Combattimento clandestino. Esatto. $10,000 yen, che sei tutto. Sono 4 spicci 10.000 yen ormai. Quanto sarà fortissimo mo questo. A occhio meno di quanto pensavo. Ma veramente una pippa però. Senza offesa. Che fai, scappi? Ovviamente ha chiamato gli amici. Aeroplanino, c'è l'elicotterino. Ci è rimasto. Uè, Just, ben trovato. Vedi la saggezza, e chiunque si vanti di essere forte sta solo dimostrando di essere debole, eh? Ma quante ne sa questo Kirio? Quante ne sa? Quanto è il... Allora, dove cazzo si è inguattato Majima? Dove sta?
No, menatelo voi, cioè. L'ho già dato. Insegnaci a vivere, Kiryu, tranne la vera a che fare con le donne. Eh sì, non si può avere tutte. C'è un limite a tutto. どうだ。何か分かったことはないか。ハルカを連れ去ったやつらはジャカの連中だ。何？ジャカだと？ああ、ギャングのやつがそうほざいた。ハルカ、だとしたらここで準備する必要があるな。ジャカのことだ。何が待ち受けてるか分からない。キリュウ、 Ok, quindi possiamo rimandare, immagino, questo. Non so bene perché, però facciamoci l'ennesimo giro in città. Io ho capito dove cazzo si è guattato Majima, maledizione. Tutta la città al setaccio. Sono troppo veloce per voi. Non sono troppo veloce per loro. Porca miseria, questo fa male. Allora, i tizi di gli uomini di Majima hanno detto che gli aveva fatti costruire qualcosa di grosso. Fate pure, io no. Guardo dall'altra parte. Ah, non rompere le palle. Lo più veloce di te. Bra. Qua è fine strada. Hotel Volisha. Vabbè, questi tocca menarli per forza. Attacca briga di strada. In piedi sei azzu. Ah, no. Ah, dove cacchio stava questo? Azushi. Non l'avevo visto, Azushi. Allora, ci facciamo tutta la città così a serpentone. A zig zag dall'inizio alla fine. Come cammino belli questi tutti in fila qua? Ma guarda, sono inquietanti. Chiarina di nuovo. C'ho da fare, Rina. Sto cercando Majima e nascosto in città. E dai!
Arrivo, ci facciamo ammazzare dai primi teppisti per strada, perché sto facendo lo svogliato. E che proprio mi disorientano queste battaglie, mi dimentico che cacchio di strada stavo facendo. Allora, il mio obiettivo era andare qua, poi continuare a scendere di qua. No, il vecchio trucco di... Guarda là! che palle, ora mi fai... Da che parte è andato là? Mi fai... insamare con la mia perlustrazione della città, maledizia. C'era un ordine nella... Esci i soldi, dai! Dai, ho scappato di nuovo. Fate pure. Ovviamente. Figlio mio, ti faccio il zacco e non voglio spiegare la barra per te. Andiamo a chiedere scooter al tizio del negozio qua, tu. Quale storia patetica c'hai per non aver pagato il conto, eh? No, no, lo porto che polizia, perfetto. Questo è il ristorante di carne, no? Quello... Ci siamo pure stati qua, no? Lo seguiamo di qua, quindi era questo il mio intento, sì. Qua è bloccato. Cos'era organizzato? Pizzeria c'ha? Come si chiama? Aspetta. Vale mu. Ciao. Ma niente, non c'è modo di concentrarsi su una cosa, di cominciare. Aveva pure un briacone qua. Il nome della pizzeria stavo cercando, ma non lo riesco a trovare. Cos'è questo atteggiamento? Pensi di essere meglio di me? Non importa. Hai qualcosa da bere? Se sì, lo voglio. Sei già ubriaco, perché dovrei darti altro da bere? Vivere in un mondo così crudele e spietato. Diciamo che ne guadagneresti qualcosa. Una bella sorpresa per te. Un regalo segreto. Qualsiasi cosa da bere va bene. Non ci abbiamo niente? Buon pomeriggio, Ah, vedi, c'ho dello scotch whisky. Ti è andata di culo, ti è andata. Che mi dai, dai? Quale fregatura mi rifilo? Ti
bevi di più. Sì, certo. $10 che puzzano d'alcol. $10 Non spenderli tutti in una volta. Ovviamente gli dobbiamo portare altra, altro da bere. È questa la pizzeria? Pizzeria Giacomo, ok. Ok. Ah no, aspetta, io stavo risalendo, girando di qua. Questa non ricorderò mai di premere a tempo. Allora, qua è finita la strada. Non vedo niente di grosso che possa sembrarmi un nascondiglio di Majima. E vo' appena menato, non rompete le palle. È impossibile farla bene a spirale sta città, però, perché c'è un sacco di cose che non si congiungono. Il labbo di Natale gigante è dentro? Non si può entrare qua, eh. Dove? Non vedo niente. Sarà dentro? Non è entrabile sto posto, no? Ci dovremmo venire più avanti, mi pare. Mi sono già perso di nuovo. Fatto il giro di qua. Che poi è che sia tutta la città, non è? Non è che sia sto posto gigantesco. Yeah.
Mi sono portato dentro al localino qua. Con lo stile del drago non ho capito come si fanno le finisher, se si fanno. Caro Majima, ti preferivo quando uscivi allo scoperto, adesso è. Ma c'era venuto già prima. Aguzza meglio la vista. Cioè, ma io mi sto aspettando una cosa evidente, non una roba da dover sgamare. Me l'hanno dipinta come una cosa gigantesca che si nota. Che si nota immediatamente, cioè. Questo posto, tra l'altro. Non senne, lo so. Sì. Ne-chan, isso ni asobane ka? Chotto gurai tsukiae yo. Naoi. Yamete, hito matasete no. Sonna koto yuu na yo. Na? Ore wo. E che datemi 3 o 2 secondi che mi sto guardando intorno. Venga, venga. Ah, sono questi qua, come dice. Eppa, e dai, madonna santa. Ma fate qualcosa per il teppismo in questa città, però. Quando? Oh, state più in faccia sta cosa. Come non detto, non sarebbe più in faccia. Oddio, qua non ho capito perché mi continuo a fare bling 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 e non vedo niente però. Questo ring ring ring. Credo c'è un oggetto sotto che non vedo. Non vedo sbrilluccichini. Qua smette di farlo. Sotto da qua non lo fa. Giusto? Sì, qua sì. Qua pure. Non c'è sta niente.
completamente perso, secondo me. Però sta cosa mi farà uscire pazzo se non capisco cosa c'è. Che non vedo qua. Però non c'è sta niente, cioè è chiaramente qua il... Vaffanculo. Che mi distraggono pure ste lucine bianche intorno qui. Ok. Almeno uno l'abbiamo risolto. Ah, ci sono passato a casa due volte. Ho cercato pure di farsi notare. Niente, io non, cioè, non ho la minima idea di cosa stia parlando. Come è evidente proprio. Cioè. Due volte vuol dire che ci sono passato avanti e indietro. Un posto in cui sono tornato più di una volta, tra l'altro. Poi io continuo a non vedere. Continuo a non vedere niente di... di particolarmente diverso dall'ordinario, cioè proprio non ah, che palle. Come non contro manco granché come esperienza questa, è una perdita di tempo e basta. Strato fatto fino a mo. Sto pezzo qua, però. Io non vedo niente. Vedete, sto gioco non c'ha una lista delle cose che mi fa rileggere come me l'avevano spiegata la faccenda i compagni miei o suoi, no? Ovviamente no. Ma che cazzo, i nomi delle missioni sono bellissimi. All'improvviso magia. Mi sono già disunito adesso con la mia situazione, il mio senso dell'orientamento. A te di meno perché mi devo sfogare. Facendo sta strada che ho fatto un secondo fa. Ma tu chi sei qui a terra che ti prostri? Poi. Via. È uno che odia gli Yakuza, ok. Ma dai, pure questo vuole menare, che cazzo. Sarai una pippa, chiaramente. Non ci crede che non siamo gli Yakuza. Oh. Mm.
un'opportunità, ma me l'hanno rovinata gli Yakuza. Era un contratto d'affari importante che mi avrebbe fatto, insomma, fare carriera. Grazie a quei teppisti le negoziazioni si sono interrotte. Ma gli Yakuza al momento non interferiscono con una roba di affari, a meno che non sia veramente una roba, insomma, lucrativa. Lucrativa è italiano? Lucrosa? Che è successo? Ero interessato nella mia società, hanno anche chiesto di essere partner. Ci sarei cascato se non fossi stato più furbo. Voglio che i miei affari siano legittimi, vuol dire che non voglio accordarmi con la Yakuza, quindi ho rifiutato l'offerta. Vabbè. Eccoli qua. Sappiamo già sempre tutti come andrà, dove andrà di qua la storia. Non sono gli Yakuza. Ci penso io, Yoshiok. Sono sicuro che siete fortissimi. Che si alzano questi pianissimo. Oh, qui. Biglietto da visita del presidente. Era Yakuza, vedi? È un vero affarista, un po' esuberante, ecco. La devi smettere di giudicare le persone dalle apparenze, esatto, bravo, diglielo. Un'altra lezione del giorno. Ricordate, bambini, non giudicate le persone da come si vestono. Ah, Santa Polenta. Sì, mi sono già scordato di che direzione stavo andando. Che palle sta cosa. Che non sia tipo un gigantesco cartellone pubblicitario o qualcosa del genere. Sì.
E qua via. Sto tornando di nuovo a quel cacchio di posto di prima. Non rompete le palle, madonna santa. Stanno rendendo sta cosa insopportabile. Ogni due secondi mi devo distrarre perché mi vengono ad attaccare. Però continuo a non capire dove dovrei guardare, cioè. So già che mi sentirò un cretino poi quando lo trovo. Però l'importante è trovarlo. Oh, salve. Devo andare a fare una partitella poi al giochino delle dei sex insetti qua prima o poi. Tutto il giro? Sì. Cos'era quel verso orribile? Ho sentito. No, non è paranoia, è che non so dove guardare, quindi sono completamente ormai nel marasma più totale, cioè non... Beh, il verso strano c'era, era quello che... La prima volta che lo sentivo da parte di qualcuno questo gioco. Non che l'avessi associato al tizio lì.
A Majima, ovviamente. Però ma un oggetto per ridurre gli incontri casuali, diciamo, non ce la posso... ce l'abbiamo. Lo vado a comprare subito. Nervantissima sta cosa, vedi? Ogni due passi proprio, cioè è proprio eccessiva la frequenza. Però che faccio il giro come per un'ora, mi distraggo e torno sempre in sto cazzo di posto che non sopporto più, con gli alberi di Natale. Cioè, è tipo la mia nemesi sto posto, è diventato. È tipo quelle storie horror dove ci sei imprigionato sempre nello stesso posto e le strade ti riportano sempre là. Vabbè, sti cazzo, andiamo avanti col gioco. Mi sono stufato di cercare magia. Mi sono già rassicurato, non lo troverò mai. Devo tornare alla Cosoli, no? Al purgatorio per andare avanti. Non credo che mi sblocchi chissà che in giro adesso. Anzi no, andiamo a spendere un po' di CP. Il tizio per il CP è qua, tipo? Qua? Qua mi sa. Ciao. Ti metto un altro po' stacco pure io, penso. Che vado avanti ancora, mamma. Oh, signore. E qua non si può tornare indietro. L'affianco ancora. Ma sai, non puoi camminare più sul bordo mappa in basso. È fastidiosissimo. Tu sei quello di prima? Un altro che vuole da bere. No, ti compro da bere, va. Che ci abbiamo? Da poppo venderanno la cosa da bere. Basta che mi fai distrarre dalla mia fallimentare ricerca di magie. C'è del vino di quarta categoria, qualcosa del genere. Una birra fetente. Dai, ti compro questo. Lo shochu di patate dolci. Siamo a tre, c'è. Boh, perché c'ho due punti esclamativi qua? Ah, perché c'ho due embriaconi nel giro di mezzo centimetro qua.
Poi mi riguardo il video, lo faccio. Mi riguardo il video, mi... perché è chiaro che chi guarda dall'esterno c'ha lo sguardo che va altrove. Nanda. Itakute kurushii no ka? Oi. Nani? Ah. Oh. Oh. Ah, non gli va bene lo shochu, ma dando il sake per forza. Attacchi al cazzo però, bene. Oh. Oh. No. Vediamo l'altro. Se l'altro gli sta bene. Sto cercando Majimi, ma quando pare è nascosto da qualche parte in bella vista, ma io non riesco a vederlo. Omo. Majima, Omo, il tizio con la benda sull'occhio. Il coprotagonista della di Yakuza 0. No, ma vaffanculo. Adesso vuole lo whisky che gli ha dato l'altra volta. E a saperlo prima, però, che cazzo. Chi da chi lo compro mo mi sono già perso di nuovo. C'è un qua, non c'è niente vero che venda. Finiamo prima sta cosa, andiamo a comprare i punti, a spendere i punti dal clown qua. Era qua, no? Eccolo qua. Allora, double fine. Quanti ne abbiamo? 19, quindi posso prendere una sola di queste. No, in realtà posso prendere questa. Questa che mi fa correre di più, che non mi fa schifo. Card Captor Sakura. Abbiamo questa. Almeno li spendo. No. Ok. Ventuno è oggi, no? 14. Ma avete visto quanti li ho menati negli ultimi 10 minuti? Non li potreste arrendere. Allora, io che giro ho fatto? Sto giro qua ho fatto prima, no? Che ci abbiamo qua? Poppo? Ah, sono due poppi diversi? In alternativa c'è Don Quixote, quindi sì, proviamo di qua. Don Quixote. Allora. Si entra da sto lato, vero? Allora.
Anche se questo non mi pare che abbia chissà quali bevande. Vediamo un po'. È un negozio d'alcolico. Questo non c'ha manco una birra, manco una Peroni in lattina. Però c'ha ragione. Non è quel negozio lì. Quindi torniamo da Poppo. Dov'era l'altro pop qua? Sarebbe normale sta cosa, scusami. Nani. Ma vaffanculo, vai. La musichina ci sta pure per me. No, Kiri non fa troppo splendido. Abbiamo girato per la città 3 ore prima di trovarlo. Qua c'ha ragione lui. Ma vaffanculo, vai. Con affetto, vaffanculo. Oh, vedi. Tu l'hai costruito e io ti ci dispo qualcosa. Tanto non ce l'ho, quindi. Va a morire ammazzato, ma ti voglio bene, però va a morire ammazzato. Quindi poi si nasconderà altrove, maledizione. Quindi altre 7-8 ore di tentativi inutili. Oh, siamo saliti di rango. Che Majima sei. Attenzione, però. Il sensore Majima abbiamo sbloccato. Se sono calmo, sono in grado di percepire la presenza di Majima nei vicoli di Kamurocho. Ok, questo è buono. Che stavo facendo io? Stavo andando a Poppo, giusto? Scia miseria. Irasshaimase. Ah no, chiedo scusa. Irasshaimase. Ah, sono pieno come un otre. Bevo per festeggiare che ho trovato cosa. Irasshaimase. Che ho trovato un maledetto. Questo vende sempre la stessa roba, vendono, ok. Scotch whisky e qual era l'altro? Sake, ok. Ah! Questo è lui? Me lo indica adesso? Allora, questa è la farmacia. Questo vende oggetti usati. Pop, abbiamo visto che è deludente. Le Marsh vende vestiti. Questo vende i pornazzi. Questo? Ci abbiamo provato lì? Perché Pop è molto deludente. Telefono più vicino per sposare un po' di roba. Lì.
Vabbè, Kiryu c'è. Salve. Poi non è nascosto sto giro. Che è diventato più forte adesso, capito? Siamo saliti di livello. Adesso c'ha pure più salute il maledetto. Perché non ha fatto la combo incompleta? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Non ce l'avevo le finisher con lo stile del drago. Adesso sì, ok. Ok. Dove che volevo andare? Su. La prossima volta la moto in faccia, la prossima. Tanto ci saranno molte altre occasioni. Chi è che mi ha scritto? Mo? Ok. Indovinello. Non troveranno in conto cosa ha nel raggio 100 metri per provare. Chiaro. Chiaro, dai. E invece no. E invece no. Ma però non sale, mi sale. Comunque. Solo a terra? Vabbè, ha fatto questa cosa però. Buh. Pensavo qualcosa di nuovo. Oh, sono forti questi tizi anche a mezzo alla strada qua. Ah no, pure un telefono mi serve. Vedendo mo dobbiamo mangiarci qualcosa per forza. Non sta piovendo ancora, ma fra un po' secondo me viene un bel temporale. C'è quel venticello pre pioggia. Perché mi ha vibrato qua? Mi ha vibrato il pad. Boh. No, dai, per barare la roulette questo. Questo prima o poi ci rivendiamo. Ok. Questa roba per barare ai dadili. Posso. Ancora sopra?
Quindi non era lui, ma qualsiasi cosa si può agitare in città, come funziona. Hai consolato una cosa che ti ha caricato la barra della mossa speciale invece che quella della salute, ho visto male. Ci sono anche robe che ti aumentano quelle. Ok. Il sake ce l'abbiamo. Ah no, c'è il baretto lì che vende il pub che vende i locali di cuori, quelli grossi. Come si chiama? Shellac, quello? È quello che c'ha i liquori buoni. Ora devo capire qual è, però. È Serena, Stardusto. Ah no, era qua dentro, mi sa. Era qua, era lui. Sarà questo, mi sa. Selezione di liquori, sì. Dai, chiudiamo con sta quest di... Un'altra volta. La terza volta. È sempre lui. Poi ogni volta si porta più compagni appresso. Un milione di yen per le pupille dilatate dell'amico qua, ma anche no, Scary Face Tag, Bad Attitude Tag. I nomi sono sempre meravigliosi. Ecco, ha preso a piovere, ecco, dicevo. Verrete biciclettati tutti qua. Che cazzo. Al volo. Era l'ultimo. E so tre. Puoi trovare nel tuo cuore il perdono per noi. Mi ha dato un ombrellino colorato, che meraviglia. Un ombrellino dei mille colori. Dice che hanno finito, dice che è andata, sì. Ci siamo tolti dalle palle questi. Ok, dove stavo andando? Lo Shellac, giusto? Vado a vuoto. Ok. Qua si trova un sacco di roba facendo sta cosa. Ma mi ha dato un'arma? Quindi quante armi c'ho? Pure l'ombrello è un'arma. Si illumina in, in sette colori diversi, eh? Vabbè. È il momento di usarle un po' queste armi, eh. Dove cazzo stavo andando? Lo Shellac che non è di qua. Da est non è, no. Sei un verish tu? Chiedo scusa. Devi a busca. Come si usa? Ah, eccolo l'ombrello. Ah,
Kiryu-chan è andata a vuoto però, per oggi può bastare, magì. No! Maledetto vicolo! Come si useranno le abilità di sti cosi? Dice che confonde i nemici con i colori. Ha da fuoco alle persone pure! C'ha gli effetti a seconda del colore, c'ha gli effetti diversi. Abbiamo il sake, abbiamo giusto? Lo scotch whisky dobbiamo comprare. Io siamo se. No. Non ce l'hanno? Ah, questo è uno scotch. Questo è uno scotch whisky, però. Non mi rompere il cazzo. Non si chiama così, ma. Ah, me lo bevo io questo, non lo porto con me. E chi è che lo vendeva questo? Non mi ricordo. Chi vendeva il liquore? Allora, deve essere forse uno di questi gialli, allora. Però Poppo, a meno che non cambi qualcosa da uno all'altro, non ce l'ha. Perché questo Poppo, no, dove sta questo Poppo qua? Ma ci sono stato questo qua, ci sono stato sia qua che qua. Questa è la farmacia, sono localini. A meno che le Marsh non vende pure liquori cari, non lo so, facciamo sto tentativo e poi ci andiamo a portare solo il sake all'altro e tanti saluti per oggi. T'ho sentito, immagino, ma non voglio, non c'ho voglia. Ovviamente. Questo è uno che vuole fare io e Yakuza. Siamo noi. Ma come? Vabbè. Vieni qua, vieni. Ah no, dall'altro lato. Per fargli il colpo sulla balaustra lì. Cano.
Vuoi diventare un criminale famoso? Nani? No, vuole essere il nostro allievo? Dobbiamo essere il nostro sgherro. No. Non ce la fa. No, Majima. Vatti, no, che sto andando. Sto passando di là. Vabbè, vediamo. Vediamo che succede. Ma caccia di vittime da rapinare. Non benissimo come inizio. Come inizio. Dove che stavo andando io? No, stavo scendendo in realtà. Io stavo andando alle marsh. いらっしゃいませ。 Cioè, sicuramente qualcosa potevo comprare. Ah, questo è da uomo. Questo è da donna, pure questo è da donna. Come ricordavo, questo c'è solo vestiti. Non riesco a ricordarmi da dove ho comprato il whisky. Sto rosicando, che ovviamente gli ho dato proprio quello la prima volta al tizio lì. Vabbè, andiamo a dare sto sake a uno dei due embriaconi qua. E poi la prossima volta ci facciamo questa. Ma qua perché mi fa camminare? Mi ricordavo male io. È dall'altro lato che non si può camminare sul bordo della mappa. Un'altra chiavetta. Allora, il tizio del sake era quello nel parchetto, no? Dove sta Majima? L'ho sentito. Qua c'è uno, l'altro è di qua. Ma che ho fatto? Ah, ho cliccato su. Sui i teppisti di turno qua. Non mi pare che faccia mosse speciali con questo stile, almeno per ora.
Dentro cosa sta bevendo? In un barattolo di yogurt? Cos'è? Ah, è una lattina? Un sacco di lattine che abbiamo dato, ma davvero fai? No, sto bene così. Yeah. È un cappotto! Adesso lo sapete che non ricordo assolutamente dove cazzo stava quello che voleva il cappotto, ovviamente. Da questa parte qua, però, credo. Facciamo... Adesso me lo dimentico se non lo faccio adesso, mi conosco. Il tizio col cappotto giallo, che voleva il cappotto migliore, lì. Che da tipo 60 ore che lo cerchiamo. Maggi Madonna, state irrefrenabile. Che cacchio stava questo, mannaggia. Era un tizio con un cappotto giallo, non è che ti puoi sbagliare. Che palle, donne! Stava sempre tre coglioni quello col cappotto giallo lì, che ogni volta che ci sono passato davanti un milione di volte, ma ovviamente mica mi ricordo dov'è. Qua c'è gente che mi aspetta. E dall'altra parte della città, ero convinto che fosse da questo lato. No, era lui stavolta. Speravo di no. Sarà morto di fredda. Vedo moto nei paraggi, mi spiace per Homo che voleva solo biciclette.
E la Peppa. Da dove stavo andando, mo? Qua? No, basta, perché cazzo, basta! Oh, no. Oh. Non mi interessa, c'ho da cercare un tizio per un cappotto. Bella questa. Se non ti piacciono le conseguenze dei tuoi fallimenti sul lavoro, trovati un lavoro in cui sei bravo. Così. Ma però lui non demorde, dice. Sei gelido, però si riscalderebbe un bel... No, dai. Metterti in ginocchio, no, dai. Vabbè, vabbè. Questa. Ma se non è spettacolare, me ne vado. Non c'è verso di proseguire. Come al solito. Manny. Me ne vado. Non te ne puoi andare a sordinare niente. Che ci fai in un posto del genere? È il mio vecchio hobby. Okay. C'è l'hobby del barista, perfetto. Non l'avrei mai detto. Goro 40 anni. Nuovo. Okay. È buono. Ah, anche stanno in Berganda proprio. Ok. Questo il Mazima. Gusto ricco e un fascino quasi misterioso lo rende, fa in modo che tu ne voglia bere un altro prima di finire il primo. Stiamo imbriacando comunque, perché noi siamo gialli con l'alcol. Devo ammettere, sono stupito. Da parte di due mi sarei aspettato qualche cocktail bizzarro, ma effettivamente hai degli ottimi gusti. No, basta così. Quanto ti devo? Faccio due calmo. Mo spara una cifra assurda. Un po'. 560.000 ieri. È un gran prezzo. Ma non vero, sarebbe 5 milioni e 6, ma ha fatto uno sconto del 10%, del 10%, cioè del 90%. Oh. Esatto. Mi volevi truffare dal primo momento. Ho fatto il giro largo per trovare una scusa per menarci pure stavolta.
Ah, però è vestito ancora da... Ah, lo stile... Per sicurezza, visto che c'ha pure due barre questo, no? Manco come ho fatto, però. Non vedi niente moto in giro? C'è una moto qua? Eh? No, non si... Ah, cazzo! Vedendo non c'avevo abbastanza. Per poco, cazzo. C'è pure presidio l'idiota, meritato, perché ci beviamo veramente qualsiasi cosa. Adesso ci sta rinfacciando che abbiamo fatto tutti i fighi intellettuali e che stiamo bevendo del piscio praticamente. Vabbè, stronzo. Rising Sweep Reborn. Ok, spazzata da terra. Però okay. Io ho lasciato tutto al cono, eh sì, abbastanza. E qua che cacchio vuoi, mo? Ah no, questa è la missione di prima. Niente, il tizio con l'accappatoio, con l'impermeabile ce lo troviamo la prossima volta. Mo staccherei senza problemi. Boh. Bella gente. Buona domenica. E alla prossima. Non so se domani sera ci abbiamo cielo duro. Lo scopriremo solo vivendo. Ad ogni buon conto. Statemi bene.